Ragazzi, oh mio Dio, come ho messo male questo eyeliner. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, niente, ragazzi, stavo dicendo, prima di essere interrotta da me stessa, oggi è l'ultima puntata del Paradiso e io sono sconvolta, vorrei parlarne, ma in questo momento non è il caso. Dicevamo, oggi è l'ultima puntata, ce la vedremo chiaramente tutti insieme, voglio sperare, perché abbiamo lavorato 9 mesi per arrivare a questo punto e penso che dobbiamo vedercela tutti insieme, oppure no? 15:40, Paradiso delle Signore, io finisco di preparare. Io nel frattempo mi copro le occhiaie, va bene? Va bene così, siete felici? Tamburellare, 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 tamburellare. Non bisogna strusciare, bisogna tamburellare. E prima della puntata non vi dimenticate di guardare Vieni da me, dove ci saranno mio fratello Riccardo Guarnieri e Umberto Guarnieri. Ma non gli avevano sparato? Ovviamente sto scherzando. O forse no. Ho appena fatto una cazzata. Ho per sbaglio premuto su elimina tutte le richieste di messaggio. Quindi se mi avete scritto e non vi rispondo, non è perché sono una stronza, cioè anche perché sono una stronza, ma oltre ad essere una stronza sono molto goffa. Quindi festeggiamo questa ultima puntata di Daily e fatemi delle domande sul paradiso, visto che paradossalmente non mi sembra che l'abbiamo ancora mai fatto. Le prime scene che abbiamo girato le abbiamo girate a Milano. E credo la primissima scena che ho girato l'ho girata con Antonella Attili, la mia mamma Agnese, e forse era quella dove io la depistavo per andare a lavorare al paradiso. Come Tina sono una persona molto ironica, ma non ho il suo coraggio, perché ci vuole molto coraggio per credere così fortemente in se stessi e in ciò che si vuole fare, da abbassare la testa e andare avanti contro tutto e tutti. Solitamente quando si gira una serie, un film o una soap, si gira per blocchi di sceneggiature, cioè dalla 1 alla 5, dalla 5 alla 10, eccetera, eccetera, e per ambienti, cioè tutte le scene in casa, tutte le scene a paradiso. Sì, la voce è la mia, mi hanno lasciato cantare, quindi è la mia voce, assolutamente, innegabilmente, assolutamente la mia voce. Se un giorno decideranno che sono stonata come una campana, mi doppieranno, ma per ora gli vado bene io. Al momento non sappiamo nulla, non ci sono ancora i contratti, quindi nessuno ha ufficialmente confermato niente per il momento. Sappiamo che si dovrebbe ricominciare, non sappiamo chi, cosa, dove, come, quando, perché no, non lo sappiamo. All'ultimo provino per Tina ho fatto un paio di scene con Giulio Corso, che fortunatamente poi è stato confermato come il meraviglioso Antonio Amato e sono molto felice perché è bravissimo e lo adoro e gli voglio un sacco bene. Sì, si sono detti tutto subito. Aspetta, tranne il dettaglietto che lui era sposato. Oh, già, quello non me l'aveva detto. Federica De Benedictis è la donna più svampita e romantica del mondo. E se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Vive con le lentine rosa. Io la amo, la adoro. Probabilmente la Francesca del Fa. Perché il motivo per cui Tina e Irene litigavano così spesso era che forse c'era del sentimento sotto. Assolutamente uno degli uomini più belli che io abbia mai visto. Devo dire che era molto complicato concentrarsi sulla recitazione quando c'era lui in giro perché è troppo bello. Ilari? Ma quindi tu e Salvatore vi mettete insieme? Quanto sei carina! Speriamo bene! Bella, nella serie sembra molto timida, anche nella realtà è così? Sì. La fo 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 fo. Abbracciami, teneramente abbracciami. Col fischio. Qual è la coppia più bella? Ma guarda a destra. Questa.
Ah, intendi Kattegaris perché c'è No, Enrica fuori? no.